Il documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali, comunemente denominato DPS, è un documento che va tenuto obbligatoriamente da chi esercita un'attività professionale, un'attività commerciale o chi comunque, diciamo, detiene, gestisce, custodisce dei dati personali relativi a clienti, fornitori, personale interno e così via. Allora, diciamo, vediamo in questo video come è strutturato un documento programmatico sulla sicurezza. Nel nostro caso c'è un frontespizio sul quale viene apposto un riferimento alla data in cui il DPS è stato redatto, verificato, approvato e quindi entra in vigore all'interno dell'azienda, dell'attività commerciale, dello studio. Poi vi è un sommario che divide il documento programmatico della sicurezza in diciamo 17 sezioni, 17 potremmo chiamarli anche capitoli. Allora, c'è una prima parte che riguarda l'organizzazione e quindi diciamo ci sono i dati salienti sull'organizzazione, sullo studio, sull'attività professionale, in cui vengono riportati i dati identificativi del responsabile, diciamo, del documento, il responsabile della sicurezza dei dati. Si individuano i dati trattati dall'organizzazione. Poi c'è una parte relativa invece alle figure che operano all'interno dell'organizzazione e in riferimento a ciascun incaricato al trattamento dei dati viene stabilita un ruolo, una responsabilità, il tipo di trattamento che viene effettuato sui dati. Dopodiché vengono elencati gli affidatari esterni, normalmente i dati di chi esercita un'attività professionale o diciamo imprenditoriale vengono affidati agli esterni, che sono il commercialista, il consulente del lavoro, il consulente informatico. Poi dopodiché si passa ai trattamenti dei dati, cioè quali trattamenti vengono effettuati all'interno dell'organizzazione. Devono essere specificati, identificati e tracciati tutti i trattamenti. In riferimento a ciascun trattamento vi è il codice ovviamente di trattamento, la finalità del trattamento, la descrizione del trattamento, poi chi sono gli interessati del trattamento e i destinatari della comunicazione e quali strumenti vengono utilizzati per i trattamenti. Per quanto riguarda la gestione dei dati, ovviamente ci sono delle responsabilità. C'è la responsabilità relativa proprio al sistema di gestione dei dati, c'è la responsabilità dell'amministrazione di sistema e il responsabile, cioè colui che risponde del soddisfacimento dei diritti dei soggetti interessati. Vengono ovviamente descritte le responsabilità individuali, quindi le responsabilità di ciascuno. Poi c'è l'individuazione dei rischi, cioè una volta inquadrati i singoli trattamenti, ovviamente ciascun diciamo, trattamento prevede determinati rischi, cioè i rischi possono derivare da comportamenti degli operatori oppure dagli strumenti che vengono utilizzati per gestire i dati, oppure possono essere rischi relativi al contesto fisico, al contesto ambientale. Gli eventi rischiosi nell'organizzazione non soltanto vengono identificati e classificati all'interno di questa sezione, ma vengono anche valutati in relazione ad una scala alto, medio, basso. Poi una scala, diciamo, la si può costruire come si vuole, l'importante è definire un livello dell'elemento rischioso. I supporti che contengono i dati devono essere indicati, siano essi supporti cartacei, i supporti magnetici registrati grazie all'impianto di videosorveglianza, gli elaboratori, siano essi, diciamo, elaboratori, come posso dire, nel senso di server oppure dei semplici client, dei computer portatili o a postazione fissa. E poi viene fatta una mappatura e rintracciabilità dei dati all'interno degli strumenti che vengono utilizzati per gestire i dati. La valutazione del rischio è una valutazione che viene fatta
in questo caso diciamo è un po' scarna perché abbiamo utilizzato un DPS, quindi un documento di esempio, viene fatta in relazione al grado di interesse che il dato, diciamo, il grado di interesse per i terzi che ha il dato e il grado di pericolosità per la privacy dell'interessato. C'è una matrice a doppio ingresso in cui si può classificare il dato, diciamo, in relazione a queste due variabili. Poi vi è una schematizzazione di, prevede in relazione delle componenti di rischio degli strumenti e delle metodologie, strumenti e metodologie che danno la possibilità, quindi come possiamo dire, di associare ad ogni rischio il punto in cui il rischio si manifesta, diciamo, lo strumento in cui il rischio deve essere gestito, concentrato. Si parla inoltre di esposizione al rischio di alcuni dati in riferimento agli strumenti. Cioè, come vediamo, abbiamo la possibilità di analizzare quelli che sono i rischi di area. I rischi area sono quelli ovviamente legati all'accesso di personale in locale in cui si svolgono i trattamenti di dati, il rischio di guasti tecnici, cioè il dato sia compromesso, alterato, modificato, sottratto, sabotato, come possiamo dire, di guasti tecnici. E poi c'è il rischio di penetrazione logica all'interno delle reti, viene valutato a parte il rischio legato ad atti di sabotaggio, quindi quando c'è un'intenzione vera e propria di rubare il dato oppure di modificarlo. E poi si arriva a una parte relativa programmatica. Una volta inquadrati i rischi, la presenza del rischio, l'entità del rischio, il luogo dove si manifesta, la modalità con cui si manifesta il rischio, si stabiliscono delle misure di sicurezza che devono essere ovviamente controllate, gestite da un determinato responsabile. Ogni area ovviamente va sorvegliata e il DPS prevede la sorveglianza di alcune aree aziendali, di un ufficio, di un impianto produttivo, con determinate misure di sicurezza. Ci sono poi dei dati sensibili e giudiziari che sono sottoposti a determinate restrizioni nella gestione. Ad esempio si può prevedere i cassetti con serratura, gli armadi chiudibili a chiave e così via. Ovviamente sto spiegando all'interno del video come è strutturato il documento programmatico della sicurezza, all'interno del quale si spiega, diciamo, in realtà la norma, e cioè la norma, il decreto legislativo sulla sicurezza, viene applicato, viene reso posto in essere grazie all'implementazione di un documento programmatico per la sicurezza. Quindi diciamo che in ogni struttura, in ogni parte, diciamo, del nostro documento programmatico per la sicurezza, vengono illustrate le modalità con cui individuare e prevenire i rischi relativi alla compromissione del dato. Ovviamente il diritto che va tutelato è quello della privacy, dell'informazione corretta. Il documento, come vediamo, è composto da 34-35 pagine, insomma, indica a ciascuno cosa fare, come fare, ed è un documento che viene emesso dal responsabile della privacy interno all'ufficio, interno all'azienda, viene diffuso e poi si sintetizza all'interno di un documento che è l'informativa della privacy, che viene notificata al cliente, eventualmente dello studio, dell'azienda, che prende consapevolezza con l'apposizione di una firma di quelli che sono i trattamenti, di come verranno trattati i suoi dati e di come potrà attivarsi perché i suoi dati vengano trattati o non vengano trattati in un determinato modo.